Lontano da te, trama terza puntata. Partire senza incontrarsi. Nella nuova fiction Lontano da te in onda su Canale 5 non ci si annoia mai. La divertente storia di Massimo e Candela giunge alla terza puntata. Siamo quasi al capolinea e ancora non sappiamo se chiamarla o meno storia d'amore, poiché il lieto fine è tutt'altro che scontato. La ballerina e l'imprenditore stanno vivendo un conflitto interiore molto forte, generato dal fantasma dell'altro. Ma l'amore è anche questo. È turbamento quando ancora non si ha la consapevolezza dei propri sentimenti o quando questi stanno iniziando a far breccia nel proprio cuore. Tuttavia, queste visioni stanno imprimendo sempre di più nella mente dei protagonisti la presenza dell'altro. Tanto che entrambi prenderanno una decisione estrema, anche a costo di insospettire i rispettivi partner. Quale sarà? Lo scopriremo presto, ma prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di Lontano da te, facciamo un breve riassunto degli ultimi avvenimenti. Lontano da te, dove eravamo rimasti? Massimo e Candela si ritrovano a gestire delle situazioni particolari che riguardano i loro genitori, ovvero le loro rispettive mamme. Rosario si lascia corteggiare da un uomo che non piace molto alla ballerina, mentre la mamma dell'imprenditore torna a Roma con il giovane amante Enzo, spiazzando completamente il figlio. Entrambi cercheranno di scoraggiare queste storie e proprio grazie ai fantasmi dell'altro andranno a scoprire elementi che apriranno gli occhi ai loro genitori. In particolare, Candela scoprirà che Annibale, questo è il nome dell'uomo che corteggia Rosario, altro non è che un truffatore. Lontano da te, trama terza puntata. Massimo e Candela sono stanchi di parlare con dei fantasmi. È giunto il momento di porre fine a tutto questo. Ma niente andrà come sperato. La vita di Massimo e Candela dopo quel viaggio a Praga, ormai indimenticabile, non è più la stessa. Le visioni l'uno dell'altro continuano senza sosta. I due non riescono a spiegarsi il motivo per il quale si verificano e non sanno che anche l'altro ha lo stesso identico problema. Il culmine di tutto si raggiunge quando i fantasmi dei protagonisti iniziano a dimostrare gelosia nei confronti dei partner dell'altro. Francesca, la fidanzata di Massimo, ora vive a casa dell'imprenditore. I due devono sposarsi e la cosa sembrerebbe alquanto normale. Ma il fantasma Candela non la prende bene e inizia ad apparire nei momenti più inopportuni, ostacolandone la serena convivenza. Allo stesso modo, la ballerina di flamenco potrebbe programmare la sua nuova vita con Kino, che è uscito di prigione. Ma anche qui il fantasma di Massimo non la smette di curiosare nei loro momenti privati. Adesso i due sono proprio stanchi. Loro si pensano spesso, a volte, per maledirsi, perché non gradiscono la visione in quel momento e a volte ne sentono addirittura la mancanza. È giunto il momento di prendere una decisione. Che cosa fare? Bisogna capire cosa sta succedendo e l'unico modo per farlo è quello di partire per parlare di persona e non più con la visione. Ma secondo voi andrà tutto liscio questa volta? Candela mette qualcosa in valigia e corre a fare il biglietto per Roma. Vuole vedere Massimo e porre fine a questa tortura. Purtroppo però i due non si incontreranno mai. Sì, perché nello stesso preciso istante anche il giovane imprenditore acquista un biglietto per Siviglia e sale sul primo aereo per recarsi nella città spagnola. Anche lui vuole parlare urgentemente con la ragazza. Quali conseguenze avrà questo non incontro su ciò che l'uno pensa dell'altro? Aumenterà la loro antipatia reciproca o viceversa, aumenterà sempre più il desiderio di vedersi? Bene, siccome sicuro non mancherà il divertimento, non perdete la prossima puntata di Lontano da te e le nostre prossime anticipazioni per scoprire come andrà a finire.
Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.